È sempre più preoccupante la situazione in cui versa il comparto lattiero-caseario italiano. A rinfocolare le preoccupazioni dei produttori vi sono le proposte avanzate da Italatte in vista della prossima campagna produttiva che prevede di agganciare i prezzi di fornitura ai livelli del mercato comunitario. Un problema che si associa ai rumors in circolazione circa l'eventualità che l'industria di trasformazione non sia in grado di garantire il ritiro del latte made in Italy a favore del latte di importazione. Nella sciagurata ipotesi che il nostro latte dovesse rimanere invenduto, commenta Dino Scanavino, presidente CIA, metteremo in campo i mezzi e le risorse di cui disponiamo e siamo pronti a portare la questione nelle piazze italiane. La Giunta regionale della Sicilia ha decretato lo stato di crisi del comparto agricolo, dedicando un'attenzione particolare al settore agrumicolo e del pomodoro. La delibera è stata approvata dall'esecutivo regionale per supportare l'azione del governo nazionale impegnato nella richiesta all'Unione Europea dell'applicazione della clausola di salvaguardia nei confronti dei prodotti che entrano nei nostri mercati. Previste misure straordinarie per la salvaguardia dei prodotti in difficoltà. Aggregazione tra imprese e distintività dei prodotti del Sud. Sono queste le leve competitive che permetteranno di vincere la globalizzazione e tutelare il reddito delle imprese agricole. Questa l'opinione dell'eurodeputato Paolo De Castro in visita in Campania. L'occasione è stata propizia per rilanciare la coltura del pomodoro San Marzano, dell'agro sarnese e nocerino. E per quanto riguarda il San Marzano fresco, De Castro ha aperto una possibilità alla registrazione di una nuova DOP. Qualora vi fossero i numeri in termini di domanda e offerta, sarà possibile aprire una trattativa con Bruxelles. Dovrebbe essere ufficializzato a breve il marchio IGP per l'olio di Sicilia. Lo ha annunciato l'onorevole Michela Giuffrida, europarlamentare componente della Commissione Agricoltura. Un riconoscimento che, qualora divenisse realtà, potrebbe risollevare le sorti del comparto olivicolo siciliano, proteggendolo dalla concorrenza internazionale e inasprendo le misure di tutela e contrasto delle contraffazioni. Integrare i dati delle previsioni del tempo localizzate con l'approccio campocentrico destinato alla modellazione predittiva. Se oggi le aziende agricole si affidano a previsioni elaborate su rilevazioni effettuate tramite stazioni meteo statali, metropolitane o aeroportuali, una nuova rete globale diffusa nei campi, resa possibile dal matrimonio tra Farmers Edge e Weather Company, permetterà di sviluppare modelli predittivi destinati ai produttori che saranno più pronti e maggiormente informati su precipitazioni, temperature e dati collegati, come stadi di evoluzione delle colture, influenza e sviluppo di malattie infestanti, esigenze nutritive del terreno.